Modernità è la parola d'ordine più in voga all'interno dei membri del governo e anche all'interno dei maggiori esponenti delle più grandi forze politiche di questo paese e in Europa. In nome della modernità si stanno smantellando i diritti, in nome della modernità si sta distruggendo la Costituzione, in nome della modernità i giovani e le generazioni a venire sono prive di un futuro. In questa logica sembra che non esistano più le ideologie, non c'è più né destra né sinistra, sono tutti uguali. In realtà un'ideologia prevalente la stiamo vivendo e la stiamo subendo tutti i giorni. È l'ideologia liberista, che è molto simile all'ideologia fascista, che è un'ideologia autoritaria, che è quella che ci ha portato all'interno di questa crisi e che non ce ne fa uscire neanche dopo morti. In realtà ci sarebbe molto più bisogno di ideologie. E forse bisognerebbe anche recuperare Sartre quando diceva che gli anticomunisti sono dei cani. Cercare di giocare con le parole per cercare di nascondere la realtà è un vecchio giochino che oggi deve essere smascherato, perché noi pensiamo che ci sia ancora bisogno di un'ideologia forte che cerchi di rimettere in moto le passioni delle persone e che cerchi di ricostruire un progetto di società diversa, dove le persone valgano come persone, abbiano una dignità e possano ambire ad un futuro.